Buonasera, benvenuti a questa edizione flash del sabato sera del TG Occhio alla Notizia. Apriamo parlandovi del maltempo che ha avuto un sensibile peggioramento nelle ultime ore su gran parte del centro-sud, complice l'arrivo di un'intensa perturbazione dal Nord Africa. Cielo in prevalenza molto nuvoloso, coperto, associato a fenomeni diffusi un po' per tutta l'intera giornata, con maggiori accumuli nelle aree interne a causa delle moderate correnti nord-orientali. Le temperature hanno subito un lieve calo rispetto alla giornata di ieri, in particolare nei valori massimi, che si sono attestati intorno ai 13-15 gradi nei settori collinari e 17-15 gradi in quelli costieri, con scarsa escursione termica grazie alla diffusa nuvolosità. I venti, con intensità moderata o a tratti forte, specie lungo la fascia costiera e nelle aree appenniniche di quota. La protezione civile per le prossime ore, sino alla mezzanotte, ha allertato i tecnici della provincia per monitorare i corsi d'acqua in virtù delle forti piogge, ma sino ad ora la situazione è sotto controllo. Si esaurisce entro la giornata di domenica però la fase di maltempo al centro-sud. Nella prima parte del giorno piogge ed acquazzoni interesseranno ancora le regioni adriatiche. Da lunedì invece tempo con deciso miglioramento su gran parte delle regioni, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Anche quest'anno, ad ottobre, tornano le mele dell'AISM, 2 kg per 9 euro in 3.000 piazze d'Italia e quindi anche nella nostra provincia, Fano compresa. Sabato 10 e domenica 11 i fondi raccolti serviranno a finanziare la ricerca e i servizi che l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla assicura a malati e familiari. Spostiamoci a Pergola, giornata centrale quella di domani per la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, che inizia dalle ore 10 di mattina con l'apertura degli stand e si prosegue fino a pranzo con le degustazioni nella Piazza del Gusto con le marche da mangiare. Alle ore 15 spazio ai bambini nell'angolo del divertimento e poi alle ore 17.30 spettacolo di cabaret del comico Paolo Migone di Zelig, completamente spettinato, questo è il titolo, e si prosegue fino a sera con un divertimento assicurato a grandi e piccini. Continuano le giornate di Letteraria 2015, domani, domenica 11 ottobre, la giornata conclusiva. Si parte in mattinata a Palazzo Martinozzi con conversazione con Lucia Giaquinto ed Elena Rausa. Nel pomeriggio incontro alla Memo con l'autore Christian Raimo e si concluderà in serata con la conferenza spettacolo del professor Roberto Danese dal titolo «Ma i romani mangiavano come Trimalcione?». E sempre domani, domenica 11 settembre, a Cucurano, festa del Crocifisso. Tale festa nasce negli anni 20 per ringraziare Dio del raccolto della terra. Molto suggestiva e partecipata è la processione solenne con il Crocifisso ligneo del Settecento, alla quale partecipa la banda cittadina dei fiati Fanum Fortune. Il crocifisso ancora oggi per devozione viene portato a spalla lungo le vie del paese. La processione avverrà domani alle ore 17.15, precedentemente alle ore 16 Santa Messa presieduta dal vescovo Armando Trasarti. E siamo all'ultima di sport, parliamo della sfida Alma San Benedettese, super sfida domani quindi al Mancini di Fano tra Alma e San Benedettese. I Granata di mister Alessandrini, prima in solitaria del girone F di Serie D, affrontano il rossoblù, secondi in graduatoria. Alessandrini dovrà fare a meno del centrale Torta, fermato da un infortunio muscolare. Al suo posto nella difesa a 4 davanti a Ginestra dovrebbe giocare ancora May, calciatore che in questo scorcio di stagione pare rinato. In mediana, ai lati di Lunardini, Borrelli e Sivilla, con Falsaperla ad agire dietro le punte Gucci e Sivilla. Sarà il 13° derby fra i Granata e Rossoblù a disputarsi al Mancini. Arbitra Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, assistito da Marco Della Croce di Rimini ed Ernesto Cristiano di Cesena. L'inizio è fissato per le ore 15, polverizzati 500 biglietti in prevendita a San Benedetto, mentre a Fano più di 1.000 biglietti venduti in prevendita. Ed ora una nota legata al maltempo: la questura di Pesaro Urbino comunica che, in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse, verrà consentita l'introduzione nello stadio di ombrelli, purché di dimensioni ridotte e privi di puntale.
Bene, con quest'ultima di sport chiudiamo questa edizione del sabato di Occhio alla Notizia, che torna naturalmente lunedì sera alle 20.30. Il nostro portale è naturalmente sempre a vostra disposizione, come anche il numero delle segnalazioni. Grazie per averci seguito sin qui, buona serata e buona domenica a tutti voi.